Bentornati su TV Prato per seguire il secondo tempo della sfida tra Aglianese e l'Astrigiana, quarta giornata del girone di ritorno. Al microfono Cosimo Di Bari, le riprese sono di Martina Raffanelli. Primo tempo si è chiuso sul punteggio di 0-0, gara molto equilibrata con poche occasioni sui due fronti e Fedele e Eletti poco operosi nel corso dei primi 45 minuti. Si riprende con gli stessi 22 che hanno finito il primo tempo, una sola sostituzione finora nel corso del primo tempo. Intanto Marzielli prova a sfondare, c'è fallo e dicevamo sostituzione perché Tommaso Forti è uscito per infortunio, è entrato nel suo posto D'Angelo, quindi andiamo a leggere le formazioni delle due squadre. L'Aglianese si schiera con Fedele, Granucci 13, Raimondo, Zuccarelli, Biondi, Pagano, Fioravanti, Marzielli, De Gori e Perazzoni. Risponde l'Astrigiana con Eletti, Mazzoli, Sanni, Allori, D'Angelo, Varriale, Chiesi, Brillanti, Bianchi, Vanni e Gazzarrini. Eletti rinvia il pallone, cerca di recuperarlo Fioravanti, non colpisce bene, poi Granucci, adesso Sanni, Zuccarelli, lascia scorrere Raimondo che poi tocca per De Gori, recupera il pallone l'Astrigiana con Vanni nella zona coperta dalla panchina dell'Aglianese. Il pallone termina in fallo laterale, l'ultimo tocco deve essere stato evidentemente di un giocatore dell'Aglianese. Adesso Vanni controlla di testa e poi mette giù il pallone, prende la rimessa laterale perché c'è stato un tocco di Biondi. Sembrano confermati anche gli assetti tattici delle due squadre. Intanto Gazzarrini non riesce ad addomesticare il pallone sulla rimessa laterale di Giulio Mazzoli, quindi la rimessa diventa in favore dell'Aglianese, la batte Granucci. Gazzarrini di testa per Vanni, prolunga per Bianchi, tentato a insultare Zuccarelli, bravissimo a non farsi sorprendere. Poi Mazzoli mette in fallo laterale, rimessa per l'Aglianese. De Gori cerca spesso di arretrare per aiutare i centrocampisti nella costruzione, ma spesso si sente la sua mancanza in zona offensiva. Adesso Vanni, Gazzarrini, salta Granucci, arriva Biondi a chiudere e a mettere in fallo laterale. La rimessa è per la Lastrigiana, arriva Mazzoli spostato sulla fascia sinistra dopo l'uscita di Forti, dato che D'Angelo gioca da terzino destro e Sanni si è spostato centralmente. Zuccarelli, adesso lottano Allori e Marzielli, la palla arriva ad D'Angelo. Brillanti attaccato prima da Fioravanti e poi da Raimondo, recupera il pallone proprio Raimondo. Perazzoni a sinistra da Pagano, l'anticipo ottimo dal solito D'Angelo, lancio a cercare Bianchi, palla oltre la linea laterale, la rimessa è per l'Aglianese. Pagano, Allori, Varriale, Chiesi ha provato a cercare Bianchi, pallone lungo per l'attaccante che si aspettava il passaggio corto in questa situazione. Adesso Fedele recupera la sfera e la dà a Zuccarelli, il lancio di Zuccarelli a cercare De Gori, sprinta De Gori, tiene il pallone in campo, anzi no, tocca quando la palla ha già varcato la linea laterale, quindi sarà rimessa per la Lastrigiana. Intanto hanno cominciato il riscaldamento tre giocatori dell'Aglianese, si scalda anche un giocatore della panchina biancorossa. Fedele, Granucci, Raimondo, controllo non è granché, rinviene su di lui Gazzarrini, colpisce anche l'avversario con il fianco, l'arbitro ha lasciato correre come fatto già nel primo tempo, abbiamo già avuto modo di sottolinearlo, il metro è molto permissivo, interventi di quel genere non sono fallo per il signor Nigro e le due squadre devono prendere atto per una partita che comunque è molto, molto corretta. Rimessa laterale ancora per la Lastrigiana che ha cominciato bene la ripresa. Vanni, palleggio di testa, Granucci spedisce di nuovo in fallo laterale, ancora una rimessa per Giulio Mazzoli. Vanni prolunga di testa per Gazzarrini, non c'è fuorigioco, Gazzarrini controlla e prova a crossare, lo chiude Fioravanti che evita il corner, lo attacca Vanni, rinvio di Fioravanti, prolunga di testa Marzielli, De Gori sprinta per andare a pressare Sanni, ex Vaianese torna all'indietro da Eletti,
colpo di testa di Fioravanti, Mazzoli mette giù il pallone, sterza e poi dialoga con Brillanti, ancora Mazzoli, Gazzarrini alza la testa, Brillanti si proponeva sulla fascia destra a Chiesi, servito Bianchi che ha provato di prima intenzione a lanciare sulla sinistra, probabilmente Mazzoli aveva visto scattare, però la soluzione non è riuscita bene, palla in fallo laterale, Granucci, Fioravanti, lancio di Granucci e per Marzielli, arriva Allori a chiudere, Marzielli vince il contrasto, punta lo stesso difensore centrale biancorosso, il cross di Marzielli, chiude Allori, si scontrano i due, poi Mazzoli, Granucci per Fioravanti, sbagliato il passaggio di Fioravanti e c'è la buona chiusura da parte del centrocampo di La Lastrigiana, è stato Chiesi a chiudere e poi a tentare il rilancio per Bianchi, Zuccarelli ha dato per Fedele, 13, avanza 13 Perazzoni sulla sinistra, De Gori di nuovo per Perazzoni prova a guadagnare il fondo saltando D'Angelo, arriva sul fondo, crossa Marzielli, tenta la deviazione, l'ultimo a toccare è stato proprio il centravanti dell'Aglianese, palla oltre la linea di fondo, dopo 5 minuti, il primo cenno di cronaca vede protagonista l'Aglianese, merito di Perazzoni, protagonista di questa accelerata sulla fascia sinistra. Vanni controlla il pallone, lo protegge dall'attacco di 13, trova disponibile Varriale, poi Bianchi di prima intenzione, ottimo il passaggio per Chiesi, chiuso da Zuccarelli, prova a dialogare in velocità la Lastrigiana, adesso ancora Vanni che di prima intenzione crossa verso il centro, in anticipo Biondi su Bianchi, Bianchi recupera il pallone, tenta un pallonetto, palla di poco sopra la traversa, davvero pericolosa qui la Lastrigiana, come un falco si è avventato sulla sfera Bianchi dopo che un avversario non era riuscito ad intervenire, palla davvero di poco sopra la traversa per il bomber biancorosso, la ricerca del 13° centro in campionato. Rimessa laterale in favore ancora della Lastrigiana. Paolo Alberto D'Angelo la esegue per Varriale. Varriale mette giù il pallone a Vanni. Vanni per Bianchi. Il pallone rimane sotto la suola della scarpa. Allora Biondi riesce a chiudere. Raimondo ha dato per Granucci. Non si aspettava il passaggio. Il terzino di casa. L'ultimo a toccare è stato Gazzarrini. Adesso De Gori. Prova ad accelerare De Gori. Su di lui Brillanti. Davvero bravo nella fase di recupero dei palloni, Brillanti, Zuccarelli si stacca a 13 per ricevere il pallone, eccolo servito Perazzoni, punta D'Angelo, prova a sfondare ancora Perazzoni che cerca di guadagnare il fondo, guadagna il calcio d'angolo, anzi no, l'ultimo a toccare secondo il direttore di gara è stato Perazzoni, dalla tribuna non ci è sembrato così, comunque si riprenderà con una rimessa dal fondo in favore della Lastrigiana. Il rinvio di Eletti, stacca Brillanti che riesce ad avere la meglio su Zuccarelli e Biondi che erano andati in due sul pallone, adesso Chiesi attaccato da Perazzoni recupera il pallone, l'ex Ponsacco in orizzontale per Raimondo, il controllo di Raimondo su di lui, il solito Brillanti a pressare, Pagano, passaggio per Perazzoni, è lungo, non ce la fa il numero 11 a raggiungere la sfera, poteva diventare anche in questo caso una situazione pericolosa, intanto nell'azione che abbiamo visto in precedenza Zuccarelli è andato a scontrarsi proprio con Biondi, colpo alla testa, adesso Nigro sta valutando se è necessario l'intervento del massaggiatore di casa, non è così, Zuccarelli riprende posto al centro della difesa nero-verde. Rimessa laterale di D'Angelo, Bianchi salta Fioravanti, poi cambia campo Varriale, arriva di gran carriera Mazzoli e poi ha tentato di servire Bianchi quando avrebbe avuto il passaggio semplice accanto per Gazzarrini, se la prende infatti
Mister Sarti, 13, passaggio per Pagano, prova a insistere spesso sulla sinistra, anche in questa ripresa l'aglianese. De Gori controlla il pallone, poi cerca di servire per Azzoni, la chiusura di Sanni, Pagano, su di lui va Reale, si gira, è un fazzoletto Pagano, ma ancora due avversari su di lui, combatte con D'Angelo, la sterzata di Pagano, e poi riesce a crossare verso il secondo palo, dove c'è De Gori, arriva Mazzoli ad anticipare il possibile intervento di De Gori, quindi sono 5 corner adesso in favore dell'aglianese. Se i primi 4 erano stati battuti da Pagano, adesso c'è Filippo De Gori pronto a crossare verso il centro, ma è pronto il secondo cambio per l'Astrigiana, che già ha operato la prima sostituzione nel primo tempo. Sta per entrare Niccolò Del Pela, altro classe 2000. Esce Pietro Gazzarrini. Quando siamo al 10° minuto della ripresa. Buona partita per Gazzarrini, non si è visto tanto nell'area avversaria, ma ha sprintato davvero molto, aiutando tanto in fase di copertura, sia nella prima parte del match sulla destra, sia quando Mister Sarti l'ha spostato sulla sinistra. Adesso vedremo come cambierà lo scacchiere biancorosso. Comunque seguiamo questo corner con Filippo De Gori, grande traffico ancora all'interno dell'area, corner verso l'interno dell'area, devia Zuccarelli, para a terra Eletti. Situazione molto complicata all'interno dell'area. Comunque Zuccarelli è riuscito a trovare il pallone senza però imprimere né precisione né forza. È facile la parata per Lapo Eletti, che effettua il rinvio. Del Pela va a schierarsi proprio nella posizione occupata fin qui da Gazzarrini e va adesso ad aiutare in copertura, quindi non cambia niente nella Lastrigiana. Rimessa di De Gori, Marzierli, ancora De Gori, Raimondo prova ad accelerare adesso l'aglianese, vedremo se riuscirà ad alzare i ritmi rispetto a quanto fatto nel primo tempo. 13 Perazzoni, su di lui va Reale, ancora Perazzoni, mantiene contatto con il pallone, crossa verso il centro, lascia scorrere De Gori, lo chiude Del Pela, palla oltre la linea di fondo. E Niccolò Del Pela è rientrato all'Astrigiana dopo l'esperienza nel settore giovanile del Prato. Sta raccogliendo diverse presenze in questa stagione, pur essendo un 2000, quindi altro giovane lanciato da Sarti con la prima squadra, altro giovane fatto in casa, che dà altro motivo di soddisfazione alla società del presidente Vignolini. Adesso Perazzoni ha dato sulla sinistra per Pagano, a destra per Granucci, ottima la chiusura proprio di Del Pela, che lancia Bianchi, la chiusura arriva anche da parte di Biondi, che cambia campo per Pagano, lascia scorrere per Perazzoni. Perazzoni punta ad Angelo, va sul destro, Perazzoni calcia in porta, colpisce malissimo e palla oltre la linea di fondo, addirittura nei pressi della bandierina. Il rinvio è a cura di Lapo Eletti, pronti a saltare Del Pela oltre a Brillanti e Vanni, comunque recupera palla l'aglianese. Da Perazzoni ha dato a sinistra per 13 per De Gori, di prima intenzione verso Pagano, lo chiude con un ottimo intervento Sanni, combatte Chiesi, Varriale, Brillanti, Sanni con il mancino, rilancia, pallone irraggiungibile però per Manuel Bianchi, allora torna ad impostare l'aglianese. Lancio di Perazzoni, recuperato senza difficoltà da Brillanti, Varriale, in verticale per Bianchi, ha tentato la giocata di prima intenzione per Vanni. Vanni commette fallo su Raimondo e quindi il calcio di punizione in favore dell'aglianese. La buona qui la soluzione di prima intenzione di Bianchi, però forse, che come ha sottolineato Sarti, avrebbe potuto controllare e far salire la squadra. Anche perché negli ultimi minuti sta premendo con più convinzione l'aglianese, che presidia la metà campo della Lastrigiana, pur senza entrare all'interno dell'area di rigore di Eletti in modo minaccioso. La rimessa è per la Lastrigiana. D'Angelo
di testa a Fioravanti, ancora D'Angelo riesce a imbeccare Vanni, forse si è appoggiato un po' Zuccarelli, ma tutto regolare per Nigro, quindi Raimondo coinvolge sulla destra Granucci, Fioravanti, il lancio è per Marzielli, Marzielli si scontra con e va giù Marzielli, l'arbitro indica il dischetto e va ad ammonire il difensore centrale della Lastrigiana Allori. È rigore, sì, il direttore di gara si dirige nei pressi del dischetto e caccia Allori. Cartellino è stato rosso per Allori. Situazione davvero da rivedere alla Moviola, perché il fallo, se c'è stato, e probabilmente Allori ha agganciato l'avversario, non sappiamo se è avvenuto realmente all'interno dell'area di rigore. Il direttore di gara comunque non ha avuto dubbi, concedendo il penalty, e dunque Filippo De Gori ha preso il pallone, no, è soltanto ammonito, era giallo il cartellino per Allori, anche perché non sarà una chiara nitida occasione da rete. Calcio di rigore in favore dell'Aglianese, De Gori guarda negli occhi Eletti, tutto pronto per l'esecuzione, grande chance per l'Aglianese per portarsi in vantaggio. Calcerà con il destro De Gori, Eletti contro di lui, la rincorsa di De Gori nell'angolo, in vantaggio l'Aglianese grazie a Filippo De Gori, settimo centro stagionale per il numero 10 nero verde, ma azione da rivedere alla Moviola, perché lo scontro c'è stato tra Allori e Marzielli, ma forse è avvenuto, o meglio è cominciato all'esterno dell'area di rigore, lo rivedremo nella nostra Moviola del gioco infatto. Fatto sta che adesso l'Aglianese è in vantaggio e la Lastrigiana dovrà alzare il baricentro per andare alla ricerca del pareggio. Aglianese in vantaggio dopo 15 minuti del secondo tempo. Mazzoli, lancio di Mazzoli per Vanni, prova subito a rispondere la Lastrigiana, Vanni recupera il pallone caparbiamente, poi Granucci su di lui, pallone tenuto in campo da Granucci, rilancia a Fioravanti, si accende adesso la partita, Allori combatte con Marzielli, c'è fallo da parte di Marzielli, calcio di punizione in favore della Lastrigiana. Si scaldano anche gli animi sugli spalti. Mazzoli, la sterzata, poi da Brillanti, arriva Perazzoni, vince in contrasto con Varriale, ma palla arriva a Sani, lancio di Sani è per Bianchi, la sponda di Pagano per Perazzoni, ancora Perazzoni, recupera la sfera, Pagano lancia Marzielli, partito oltre l'ultimo difensore, salta in uscita Eletti e mette in rete, ma il gioco è fermo e chiedono il cartellino giallo per Marzielli, cartellino giallo arriva invece per Sanni, qui il direttore di gara prende una decisione un po' singolare, perché in realtà è stato Marzielli a calciare in porta, per Marzielli arriva il reclamo verbale, per Sanni arriva il cartellino giallo, infatti non è buona prassi chiedere il cartellino giallo per un avversario, però il cartellino sarebbe dovuto arrivare anche per Marzielli che ha calciato in porta, ben dopo il fischio del direttore di gara che rilevava l'offside, adesso Eletti, Del Pela di testa per Bianchi, mette giù il pallone e calcia, palla oltre la linea di fondo, comunque la Lastrigiana ci crede, rimane agganciata alla partita e prova a alzare subito il proprio baricentro. 18 minuti, quasi 19 sul cronometro, 1-0 per l'Aglianese. Colpo di testa da parte di Varriale, di testa anche Zuccarelli, di testa anche Fioravanti, Del Pela, ancora Zuccarelli, serie di infinita di colpi di testa, poi De Gori subisce fallo da Varriale, calcio di punizione in favore dell'Aglianese che può interrompere questa pressione innescata dall'Aglianese dopo il gol realizzato perfettamente da De Gori su calcio di rigore. Granucci, Fioravanti lancia, Marzielli lo ferma Mazzoli,
che poi tocca corto per Brillanti, Brillanti tra due avversari, arriva Mazzoli e prova a superare Fioravanti, Fioravanti recupera il pallone, Varriale, Biondi, Brillanti, Bianchi prende posizione, lo attacca Perazzoni, a sterzata di Bianchi che poi va sul destro, prova a saltare anche Zuccarelli, ce la fa, calcia potente sul petto da parte di Biondi, tutto regolare secondo il direttore di gara, ma protestano i sostenitori ospiti, il pubblico ospite è inferocito dopo il calcio di rigore concesso da Nigro, si scontrano adesso Granucci con Del Pela, c'è fallo da parte del terzino ex Atletico Lucca, sarà calcio di punizione in favore della Lastrigiana e arriva anche l'ammonizione per Granucci, grandi proteste, altro materiale per la moviola del gioco è fatto sul mancino potente di Bianchi, la palla ha battuto probabilmente sul corpo, almeno così ci è sembrato dalla tribuna, di un difensore aglianese. Calcio di punizione in favore della Lastrigiana, sarà battuto con il destro da Varriale. Con due giocatori piazzati in barriera da Giona Fedele, poi tutta l'aglianese all'interno della propria area per difendere il vantaggio acquisito con il rigore di De Gori. Arriva il fischio di Nigro, punizione a posizione interessante, il destro di Varriale verso il secondo palo, la palla è irraggiungibile per tutti e termina oltre la linea di fondo per il rinvio del portiere di casa Giona Fedele. C'è Zuccarelli al suo fianco pronto a far ripartire l'azione, palla a terra, Fedele preferisce il alzare la sfera con il suo destro, il rinvio di Fedele, stacca Marzierli, in anticipo c'è Varriale su Pagano, stacca anche D'Angelo, ancora Marzierli riesce a far tornare il pallone dalle parti di Pagano, il lancio di Pagano, intanto c'è una situazione pericolosissima perché il colpo di testa di Allori per Eletti, tutto regolare perché Letti non è uscito dall'area di rigore, ma che rischio perché De Gori stava per recuperare il pallone, Vanni va giù un avversario, Granucci è stato agganciato involontariamente da Vanni, calcio di punizione in favore dell'aglianese, ma anche qui la Lastrigiana poteva diventare davvero pericolosa. Calcio di punizione battuto da Fedele, Granucci, rilancio di Granucci, lascia scorrere Mazzoli, arriva il pressing di De Gori, Allori, colpo di testa di Fioravanti, direttamente in fallo laterale, allora c'è Gianluigi Sarti a consegnare direttamente il pallone a Mazzoli, il lancio di Brillanti che prolunga per Del Pela, Del Pela si porta avanti con la testa, poi lo chiude Granucci, bravo a non farsi disorientare, tocca per Biondi, prolunga De Gori per Raimondo per Marzielli, ancora Raimondo, punta Varriale, chiuso dall'ottimo intervento da parte di Varriale, Brillanti per Del Pela, è una buona Lastrigiana adesso dopo la rete del vantaggio dell'aglianese, Del Pela sbaglia però il passaggio, difficile capire quali erano qui le intenzioni del bravo centrocampista classe 2000 perché è venuto fuori un passaggio lungo per tutti, tanto per Bianchi quanto per Vanni. La rimessa la batte Fedele, staccano di testa Marzielli e Brillanti, il pallone poi viene dato da Raimondo a destra per Granucci, salta Del Pela, Granucci si stacca a destra, Raimondo va centralmente da De Gori, De Gori per Pagano, si porta avanti il pallone Pagano, tenta il passaggio per De Gori, controllo di De Gori chiuso dall'ottimo intervento da parte di Varriale, se non abbiamo visto male, forse era stato Allori, anzi bravissimo a chiudere quella che poteva diventare un'azione pericolosa dell'aglianese. Zuccarelli
rilancio da parte di Sanni, c'è stato un tocco da parte con la mano da parte di Perazzoni, calcio di punizione quindi in favore della Lastrigiana. E intanto mister Sarti ha mandato a scaldarsi Giovanni Di Tommaso, che non è al top per un problema al ginocchio, ma andrà a rinforzare il reparto offensivo accanto a Manuel Bianchi. Intanto lascia scorrere Zuccarelli per l'uscita di Giona Fedele. Senza dubbio diventerà più incisiva. Intanto va giù Vanni sull'intervento da parte di Fioravanti. Ammonizione per Fioravanti. Sono ben 5 gli ammoniti fin qui da parte di Mattia Nigro. Una partita comunque per niente, anzi 6 ammoniti, perché è stato ammonito anche Allori. Partita per niente cattiva. Mancano 20 minuti alla fine, punteggio di 1-0 per l'Aglianese. La Lastrigiana sta provando a cercare il pareggio. Altro calcio di punizione dopo quello che abbiamo visto pochi minuti fa. La posizione più centrale, da lì le soluzioni possono essere due: o il mancino di Chiesi o il destro di Varriale. Difficile ipotizzare una conclusione in porta perché la distanza è consistente. Comunque si stacca anche Brillanti, potrebbe arrivare anche uno schema, se ne accorgono i giocatori dell'Aglianese. Arriva adesso il fischio di Nigro, il destro di Varriale, palla sopra la traversa e rimessa dal fondo quindi in favore dell'Aglianese. Inquadrato dalla nostra Martina Raffanelli sarà Giona Fedele ad effettuare il rinvio. Varriale, chiuso da Perazzoni, ancora Varriale, recupera il pallone, si propone D'Angelo sulla destra, preferisce toccare per Sanni, controllo di Sanni che poi lancia con il mancino, arriva la chiusura di 13, Pagano attaccato da Sanni, mette il pallone in fallo laterale. Sta per arrivare forse il momento di Giovanni Di Tommaso, che si sta togliendo la casacca. Intanto senza fretta, 13 va a rincorrere il pallone. Se ne stanno andando secondi preziosi sul cronometro. L'Aglianese conduce per 1-0 grazie al rigore di De Gori. Adesso Brillanti per Bianchi, controllo, arriva su di lui Zuccarelli, Bianchi riesce a lanciare sulla sinistra per Del Pela, poi Marzielli sprinta per cercare di tenere in campo questo pallone. Mazzoli su di lui, c'è il fallo da parte di Marzielli, fallo netto da parte del centravanti di casa, che non ha toccato tantissimi palloni ma ha giocato una partita davvero, davvero generosa. Eccolo il cambio, esce Diego Chiesi ed entra Giovanni Di Tommaso. Applaudito il numero 7 biancorosso, protagonista di una buona prova. Adesso entra l'esperto bomber classe 81, Giovanni Di Tommaso. Andrà a fare coppia con Vanni e con Bianchi in attacco, con Vanni che continuerà a giocare nel ruolo di trequartista. Il lancio da parte di Sanni, stacca Del Pela, Bianchi per Vanni che calcia in porta dalla lunghissima distanza, para a terra Fedele. Che si appresta adesso ad effettuare il rinvio. Pagano lascia scorrere, arriva Marzielli fronteggiato da Sanni, la sterzata di Marzielli, D'Angelo intercetta il pallone, poi lancia colpo di testa allontanare di 13, Varriale chiuso da Perazzoni ma mantiene la palla Varriale, poi
Poi il contrasto è favorevole a Perazzoni. Varela è stato colpito al volto dal pallone. Il direttore di gara ferma il gioco come da regolamento. Si riprenderà con palla 2. E Vanni restituisce il pallone sportivamente all'Aglianese, calciandolo dalle parti di Fedele. Rinvio da parte di Fedele. D'Angelo per Mazzoli, che sprinta sulla fascia sinistra. È stato spostato sulla fascia sinistra. Intanto arriva l'ammonizione anche per 13. Arriva il primo cambio anche nell'Aglianese. Sta per entrare Andrea Cappelli, un difensore, al posto di De Gori. Prende provvedimenti dopo il cambio operato da Sarti, mister Fanani, perché esce un trequartista, entra un difensore a rinforzare il reparto difensivo nero-verde. C'è da difendere un vantaggio che è stato conquistato faticosamente grazie a un rigore del quale abbiamo detto ci sarà da rivedere la moviola per chiarirsi le idee se il fallo è avvenuto all'interno o all'esterno dell'area di rigore. Cappelli va a prendere posizione al centro della difesa, sarà difesa a 5 con il neoentrato insieme a Cappelli e Zuccarelli. Punizione crossata e all'interno dell'area da Varreale, facile la lettura in uscita per Fedele, che fa sua la sfera, mette a terra il pallone Fedele. Arriva il pressing di Tommaso, Fedele tocca corto per Granucci. Sarti incita Del Pera ad andare a pressare l'avversario. Fioravanti prova a cambiare campo ma colpisce Perazzoni, recupera il pallone comunque Fioravanti. Diventa un'azione interessante questa per l'Aglianese dopo un contrasto. Adesso la sterzata di 13, Mazzoli riportato a destra dopo il cambio dell'ingresso di Tommaso. Ha recuperato il pallone, Brillanti. D'Angelo, è difesa a 3 per la Lastrigiana in questo finale di partita. Il colpo di testa è di Allori, che ha dato all'indietro per Eletti. Rinvio proprio di Eletti, prende posizione di Tommaso, guadagna calcio di punizione perché ha commesso fallo il neoentrato Cappelli, proprio ai danni di Tommaso. Adesso è il calcio di punizione, sarà battuto da Matteo Brillanti. Sarebbe una vittoria importante per l'Aglianese perché sta pareggiando la Fortis, sta vincendo il Porta Romana. Si vanno delineando le posizioni di vertice della classifica. L'Antella sta vincendo per 3-2 in casa della Sestese. Il Porta Romana sta conducendo sul campo del Valdarno, quindi potrebbe essere una giornata in cui si definiscono un po' le gerarchie in questo girone B. E i neroverdi hanno di fronte senza dubbio la squadra che ha fatto più punti nelle ultime 6 giornate, la Lastrigiana di mister Sarti, che sì, rimaneggiatissima con ben 6 assenti, ma sta dimostrando anche in questo finale di partita tutto il suo carattere, tutta la sua qualità con 2-2000 in campo. Intanto il contrasto su Varreale, recupera il pallone Raimondo, mette in fallo laterale Allori. Rimessa è per i padroni di casa. Pagano lascia l'incarico a Granucci. Marzielli con il petto di nuovo a Granucci, pressato da un avversario, recupera il pallone. Si tratta di Brillanti, ma il pallone terminato oltre la linea laterale. Controllo di Pagano. Succede tutto nella zona coperta dalla panchina biancorossa. Adesso Pagano ne esce fuori, palla al piede, punta Allori, prova a sfondare Pagano, va giù all'interno dell'area, non c'è niente. Ironicamente chiedono il penalty i sostenitori della Lastrigiana. Rimessa dal fondo per Lapo Eletti, siamo al 34esimo della ripresa, ancora 11 minuti più recupero alla fine. Del Pela prolunga di testa per Di Tommaso, alza un campanile, arriva di gran carriera Mazzoli, è costretto ad allontanare 13. Brillanti
posta variale. Mazzoli prova ad accentrarsi. La sterzata di Mazzoli, c'è Vanni sulla destra, eccolo servito. Il cross di Vanni è interessante con il colpo di testa di Zuccarelli che mette in calcio d'angolo. Primo corner per la Lastrigiana in questa partita. Ben 5 ne ha battute invece l'Aglianese. Adesso è Brillanti a crossare verso il centro. Chiama lo schema, c'è Manuel Bianchi nei pressi di Fedele. Rincorsa al cross allontanato dal colpo di testa di Cappelli. Pagano affrontato da Mazzoli, parte Pagano, palla al piede rapidissimo, prova a trattenerlo Mazzoli, non ce la fa, il lancio è per Perazzoni, si presenta davanti ad Eletti, Perazzoni palla sopra la traversa, occasione colossale per l'Aglianese, non finalizzata, gran giocata da parte di Biagio Pagano che si è portato a spasso la difesa della Lastrigiana e poi ha servito Perazzone, un pallone d'oro davanti ad Eletti, ha provato ad alzare la conclusione l'ex Ponsacco spedendo sopra la traversa. Adesso l'Aglianese tiene in gioco gli avversari, la Lastrigiana sta producendo il massimo sforzo alla ricerca del pareggio, dunque è anche inevitabile che venga prestato il fianco alle ripartenze neroverdi. Il lancio è per Di Tommaso, arriva Fioravanti a chiudere, poi alza il pallone a Campanile con il petto Marzielli, si porta avanti il pallone e calcia direttamente verso la porta, palla irraggiungibile per tutti, esce Eletti e fa solo la sfera e quindi può ripartire la Lastrigiana. Sanni, Di Tommaso, D'Angelo, ancora Sanni. Passato forse troppo in baricentro l'Aglianese che ha le qualità comunque per continuare a fare la partita anche in vantaggio per 1-0 e abbassando così il proprio raggio d'azione concede il palleggio alla Lastrigiana, la quale non mancano certo le qualità per provare a avvicinare la porta di Fedele. Ottimo l'anticipo di D'Angelo che è davvero stato protagonista di una bellissima partita, è entrato a freddo nella sua seconda presenza nel campionato di eccellenza, riuscito a controllare tutti gli avversari, specialmente un certo Pagano che vanta tantissime presenze tra i professionisti. Intanto l'ultimo a toccare è stato Varriale, quindi la rimessa è per l'Aglianese. Pagano, Marzielli controlla e chiama in causa sulla destra Granucci, in controllo di Granucci, a metri di campo davanti a sé Granucci, può avanzare, si propone Raimondo sulla destra, fa tutto da solo Granucci e poi sterza, va alla conclusione con il mancino e para a terra Eletti, si è fatto ingolosire dall'occasione di calciare in porta, si stava liberando però Marzielli per andare alla conclusione. Intanto c'è fallo da parte di Mazzoli ai danni di Perazzoni, arriva il calcio di punizione in favore dell'Aglianese che sta comunque continuando a creare occasioni da rete, sfruttando un po' gli spazi che inevitabilmente dopo il cambio di mister Sarti la Lastrigiana sta cominciando a concedere. Sarà Biagio Pagano a calciare in porta o a servire il pallone all'interno dell'area di rigore, stavolta c'è Marzielli libero sulla fascia destra, la situazione è un po' confusa con due giocatori che si scontrano. Pagano calcia direttamente in porta senza inquadrare lo specchio, palla oltre la linea di fondo e quindi Lapo Eletti si incarica di effettuare il rinvio. Granucci ha dato a Raimondo, torna indietro Raimondo, dà in orizzontale per Pagano, Marzielli è chiuso molto bene da Varriale, riparte la Lastrigiana, Bianchi attaccato da Cappelli, arriva il tackle da parte di Varriale, l'ultimo a toccare è stato però Cappelli, quindi la rimessa è per la formazione biancorossa. Andrea Cappelli va a riprendere posto al centro della difesa neroverde, continuano a scaldarsi quattro giocatori della panchina
di Mister Fanani. Nessun giocatore fa movimento invece su quella della Lastreggiana, abbiamo detto, tanti giovani nella panchina di Mister Sarti. Oltre a Di Tommaso, che è già entrato, c'è il 96 Filippo Lari e poi tutti i classi 2000, due dei quali hanno già fatto il loro ingresso in campo, Del Pela e D'Angelo. La rimessa laterale di 13, Vanni controlla il pallone, prova a inventare qualcosa Vanni tra due avversari, va giù senza fallo, poi il lancio di operazione per Marzielli, non riesce a tenere il pallone in campo, allora la Lastreggiana rimane nella metà campo avversaria. Brillanti, chiuso da Fioravanti, D'Angelo per Brillanti con il destro, il lancio di Brillanti, chiama il pallone fedele ma non si fida, e Cappelli adesso per Azzoni, il rilancio di 13 colpisce con un braccio ma involontariamente va reale, quindi è calcio di punizione per l'Aglianese, che sta per incaricarsi di battere Giona Fedele. Fedele che calcia lungo per Marzielli, prolunga di testa per Perazzoni, rilancio di Sanni, stacca Cappelli con il fallo forse, ma tutto regolare secondo il direttore di gara su Di Tommaso. Bianchi controlla, Bianchi che prova a liberarsi di Biondi, pallone poi va a Brillanti, Brillanti a destra per Varriale, lo mette giù, c'è Mazzoli al suo fianco, eccolo servito, Mazzoli, tre avversari su di lui, dalle indietro per Brillanti, Brillanti prima intenzione per Bianchi, arriva Biondi a chiudere, Mazzoli calcia in porta, para a terra Fedele che blocca il pallone e si appresta ad effettuare il rinvio. Intanto può essere l'occasione per segnalare il nostro migliore in campo, che è Edoardo Biondi, difensore centrale dell'Aglianese, che ha giocato un'ottima partita contro uno dei bomber più prolifici del girone, Manuel Bianchi, e non ha sbagliato davvero niente, si è mai fatto saltare, ha costretto l'avversario a giocare spalle alla porta e ha spesso partecipato alla costruzione della manovra insieme a Zuccarelli. Adesso Marzielli dialoga con Perazzoni, la finta di Perazzoni, va giù Perazzoni, altra occasione potenziale non sfruttata da parte dell'Aglianese, che sta lasciando in partita alla Lastreggiana, e nel calcio si sa, questi errori si possono pagare. Ci prova quindi la Lastreggiana. Adesso Raimondo, arriva l'intervento falloso di Raimondo su Brillanti, calcio di punizione in favore della Lastreggiana quando sono 42 minuti sul cronometro. Forse arriverà il secondo cambio nell'Aglianese. Vedremo se arriverà prima di questo calcio di punizione. Non ci sono i tempi. Punizione battuta da Brillanti, ma il gioco è fermo perché il fischio del direttore di gara non era per far battere il calcio di punizione, quanto piuttosto per far effettuare il cambio. Arriva il momento di Leonardo Francini. Esce Fioravanti, quindi non cambia niente stavolta Mister Fanani. Va comunque ad inserire forze fresche nella sua Aglianese, che deve difendere il vantaggio acquisito grazie al calcio di rigore di De Gori. Brillanti calcia verso l'area di rigore, il pallone rimane lì, prova Del Pela, chiuso con un contrasto, il pallone poi viene recuperato da Cappelli, arriva a mettere in fallo laterale Sanni, la rimessa è per l'Aglianese, e 13 adesso rischia anche qualcosa perché è già ammonito, sta andando con molta calma a recuperare il pallone, arriva anche un secondo pallone da parte di Giona Fedele. Un minuto più recupero alla fine del match. Perazzoni, spostato attaccante dopo l'uscita di De Gori, da a Pagano, aspetta l'arrivo sulla destra di Raimondo, sterza, prende tempo e poi tenta l'imbucata per Marzielli, gran controllo di Marzielli, grande parata a terra da parte di Lapoletti, altra occasione per l'Aglianese che non la chiude. Siamo al 44esimo.
il rinvio è per Di Tommaso. Di Tommaso lotta con Cappelli, Zuccherelli allontana, arriva Brillanti, Vanni in un fazzoletto prova a sfondare, chiude Francini, Granucci, intanto c'è fallo su Vanni, il pallone arriva a Del Pela, sterzata di Del Pela che perde l'equilibrio, non riesce a mettere il pallone all'interno dell'area, spara via il pallone Zuccarelli, Marzierli lo contende ad Allori, lo recupera, si presenta davanti a Deletti e stavolta non sbaglia, Edoardo Marzierli mette dentro il 2-0, dà il possibile 1-1, Marzierli si presenta davanti a Deletti e lo trafigge in modo impeccabile. Chiede il fallo la Lastrigiana per l'intervento ai danni di Allori, tutto regolare, ma stavolta secondo il direttore di gara forse intanto si scaldano gli animi in tribuna, si scaldano gli animi in tribuna, e fatto sta che l'Aglianese conduce per 2-0 quando scocca adesso il novantesimo. Vedremo quale sarà il recupero del direttore di gara, e in questo caso ci sono sembrate giuste le valutazioni del direttore di gara in questa azione, perché ha concesso giustamente la norma del vantaggio, perché Del Pela stava entrando all'interno dell'area di rigore dopo il fallo ai danni di Vanni. Nella ripartenza Allori si è fatto beffare da Marzielli, che si è usato il fisico ma senza commettere fallo, e quindi è arrivato il 2-0. Tanto continuano le polemiche in tribuna tra sostenitori delle due squadre, mentre è pronto il terzo cambio dell'Aglianese. Sta per entrare Guarisa, esce dal campo Marzierli. A questo punto la nostra citazione è arrivata prima del 2-0 di Marzierli, che quantomeno pareggia la nostra citazione di migliore in campo con Biondi, perché ha guadagnato il calcio di rigore e ha trasformato la rete del 2-0, costruendosi da solo l'occasione per andare a battere Eletti. Grazie a una bella giocata sotto di due reti, ma ha giocato davvero un'ottima partita la Lastrigiana, che si conferma in un ottimo periodo di forma. Guarisa, l'ultimo a toccare è stato proprio Guarisa, rimessa laterale in favore della Lastrigiana. Del Pela lascia il pallone a Allori, chiede il permesso per tornare in campo Vanni, che era finito a terra nell'azione che ha portato poi al 2-0 dell'Aglianese. Guarisa, Raimondo lancia per Pagano, partito da fuori gioco Pagano, si alza la bandierina dell'assistente di Mattia Nigro, manca comunque il materiale per la moviola, abbiamo già detto il calcio di rigore è da verificare se il fallo sia avvenuto all'interno dell'area o no. Un sospetto tocco con il braccio da parte di Biondi sul destro di Bianchi, e poi questa azione, la quale ad occhio nudo, comunque dalla tribuna, ci sono sembrate giuste le valutazioni del direttore di gara. Rimessa laterale è di Del Pela, corner in favore della Lastrigiana che non si arrende, sono 5 minuti di recupero. Attenzione, perché questa partita è ancora tutta da seguire, se ne sono andati 3 dei 5 minuti. Servirebbe davvero un miracolo sportivo per la Lastrigiana per andare a segnare due reti in 2 minuti. Una squadra ne ha subite 10, comunque ci provano i biancorossi con il colpo di testa da parte di D'Angelo, palla sopra la traversa, e adesso Fedele senza fretta si appresta ad effettuare il rinvio. Va configurandosi la vittoria dell'Aglianese, che torna ai 3 punti dopo i 2 pareggi contro Buscinese e Sestese, guadagna la sua 10ª vittoria in campionato e tiene il passo delle Battistrada. Se venisse confermato il risultato di poco fa, che vedeva la Fortis fermata sull'1-1 nella trasferta di Anghiari, i neroverdi si avvicinerebbero ulteriormente. Intanto il destro di Mazzoli sventato da Fedele,
Dovrebbe essere questa l'ultima occasione del match, perché mancano 40 secondi alla fine. Dicevamo, se la Fortis, il risultato di Anghiari rimanesse quello di 1-1, l'Aglianese andrebbe ad avvicinare ulteriormente la vetta della classifica insieme al Porta Romana. Adesso Granucci da Pagano, il controllo di Pagano, lancia per Guarisa, è partita da posizione regolare, si presenta davanti ad Eletti, chiuso dall'ottimo D'Angelo. E spendiamo ultime parole di questo match per la grande partita da parte di D'Angelo, classe 2000, catapultato in campo, ha giocato con la sicurezza di un veterano. E arrivano adesso i tre fischi di Mattia Nigro, vince l'Aglianese 2-0, una partita in cui non mancano le polemiche, non manca il materiale per la Moviola. Fatto sta che i ragazzi di Fanani ottengono 3 punti d'oro per la classifica. Astrigiana esce battuta, ma merita gli applausi del suo pubblico, applausi che non arrivano perché i sostenitori biancorossi se la prendono adesso con il direttore di gara. Da Cosimo Di Bari e da Martina Raffanelli alle riprese, un ringraziamento per averci seguito. E come sempre l'appuntamento per seguire il calcio dilettanti è su TV Prato.